tanto l'importante è solo questo pezzettino qua. Seggiovia sì, però purtroppo qua sì, perché dobbiamo, essendo sotto trasporti, bisogna indossarlo. No, ma figurati, ci mancherebbe. Almeno chiedi il motivo, c'è gente che si brucia senza chiedere. Ma solo insomma se quel viaggio è arrivato che c'è gente, se no non è possibile. Cioè, io vorrei capire una cosa. Non c'è coda, non c'è nessuno. Ma sarà il caso di venire a scassare perché uno non ha la mascherina? Cioè, capisco se ci fosse coda o una cabinovia certamente, però la cabinovia ne dipende anche, perché ieri uno mi ha detto una roba che però ero da solo, non c'era nessuno. Cioè. Adesso io in questo momento ce l'ho proprio per evitare queste cose qua, ma non perché... Non perché penso che serva. Infatti ho la stessa da un po'. Infatti dovessi prenderlo ne avrei una che funziona. Dopo vediamo, se faccio in tempo magari lo rifilmo, che quest'anno c'è un meteo un po' meno schifoso dell'anno scorso. E... Quindi facendo un rapido calcolo mi mancano, vabbè, questo da finire. Gran testa, Sciadura, la combe, Filoni, Logan Block. Ok, quindi altri 5 video devo fare. C'è anche lo script Resush, che però è dismesso dal 2013. Se mi va bene, sono riuscito a riprendere tutto il comprensorio in un solo giorno. Non credevo di farcela. Poi adesso non è ancora detto l'ultima parola, vediamo se ce la faccio. Però ho ancora 2 ore di tempo, dai, dovrei farcela. Sta batteria è quasi scarica.
adesso vabbè, dovrebbe questa seggiovia sicuramente la finisco e forse anche per il gran testa dovrebbe tenere, poi dovrò cambiarla e mettere l'altra che è molto meno capiente, però 4-5 impianti di fa. Questa invece è dura, cioè anche fisicamente è molto più grande questa. Anche se devo dire con gli anni ha perso un po', perché in passato mi durava anche, riprendendo di continuo, anche 2 giorni. Adesso no, mi dura una giornata e a volte neanche tutta. Però con tutte e due le batterie, diciamo che tappando poi i buchi con l'altra, bene o male, una giornata riesco sempre a farlo. Adesso dovrei valutare l'acquisto di una batteria aggiuntiva. Il problema è che cioè, costa più di 100 euro una batteria. Non sono economiche. Ecco. Le SD non è un problema, quelle proprio costano molto meno e soprattutto non deperiscono nel tempo, non cambiano, non durano di meno se è freddo, insomma. Quelle se una non basta se ne compra un'altra. In questo momento sono partito con 5 SD, di cui 4.000 e una in prestito. Adesso vediamo se riesco a cavarmela solo con le mie, perché adesso sto usando la terza, perché due tra pila, vabbè, quel poco di Gressoney e Chamonix le ho fatte fuori, le ho consumate, adesso sto usando la terza che ho iniziato, praticamente la seconda mi è durata fino alla Bosco, lascia lei, scusate. Poi l'ho dovuta sostituire e adesso sto usando la terza, vediamo. Ci ho filmato anche 2 passaggi a livello però con la prima, quindi vabbè che quelli proprio per risparmiare memoria non ho ripreso l'attesa ma solo la chiusura, il transito e l'apertura, perché vabbè che di solito chi guarda gli impianti a fune non guarda i passaggi a livello, comunque normalmente quando filmo i passaggi a livello riprendo tutto il tempo, riprendo la chiusura, tutta l'attesa e anche l'apertura, quindi faccio video, cioè dipende da quanto ci metti il treno, ma a volte anche più di 10 minuti. Invece a sto giro, visto che avevo visibilità, proprio per risparmiare spazio sull'SD, ho ripreso la chiusura e poi basta. Ho un po' smesso e ho ripreso ho ricominciato a riprendere solo quando è passato il treno. Quindi in realtà avrò, cioè in 2 video avrò fatto forse 2 minuti, non molto, ecco.